Bella ragazzi, sono Marco Feudale e questa è una chitarra per lo più incollata, ancora abbastanza grezza come potete vedere. E ora vi dirò una cosa, vi ricordate quando vi ho detto, ehi, mi raccomando, non lasciate troppo materiale sulla tastiera, sennò poi lo dovete rimuovere? Ehi, io non l'ho fatto e infatti adesso mi tocca prendere la pialla e lavorarci. Quindi, arriviamo direttamente a quel punto. Come vedete, sto fissando la chitarra utilizzando quello che vi ho detto, sono le rotaie, con tante virgolette, della rettificatrice. Questo qua mi permette di averla in verticale, comoda, ferma e non si muove e riesco a lavorarci in modo abbastanza semplice. Allora, vi sposto così potete vedere. Come vedete, la tastiera c'è ancora, sulla tastiera c'è ancora un botto di materiale, quindi io prendo la mia pialla, che bene sì, è una finishing plane, non una jointing, non altre. Io ho questa, ragazzi, però è stupidamente affilata, quindi toglie materiale una quantità, che è una cosa bellissima. Io ora utilizzerò qui in questo video pialle, pialletti per gestire, insomma, per togliere tutta la parte di troppo della tastiera, comunque togliere il grosso, e poi a quel punto mi occuperò di togliere il resto con raspe e abrasivi, perché allora. L'Iroko e lo Zebrano non si prestano proprio benissimo all'utilizzo di lame, perché specialmente l'Iroko hanno questi due legni hanno una grana molto disomogenea, quindi in punti in cui si piega, si curva, fa cose, robe, eccetera, pieni in alcuni casi ci sono dei pezzi resinosi, dei piccoli nodi, e quindi ci sono dei punti in cui la grana fisicamente curva sul nodo ed è estremamente fastidioso. Quindi l'ideale è lavorare il grosso con la pialla e il resto con l'abrasivo. Qui specialmente in quel punto lì ho provato a andare con la pialla, adesso acceleriamo tanto si vede solo il mio braccio. Ho provato ad andare con la pialla ma con non troppo successo, quindi poi alla fine ho lavorato di raspa. Quindi acceleriamo e arriviamo dopo e tiriamo un pochino le somme. Giving metal bars.
Quindi ragazzi, tolto il grosso, mi è tutto quello che potevo togliere con la pialla, fermo la chitarra in orizzontale in questo caso, ma avresti potuto dire, ma Marco non era meglio la lasciare in verticale? Forse sì, in realtà, però ho voluto spostarla in orizzontale inizialmente per provare a togliere piccoli pezzi eccetera, ma in generale perché in questo caso mi trovavo meglio in orizzontale. In verticale sarebbe stato più comodo col senno di poi, ma così quando sono in orizzontale riesco a essere più preciso in un punto. Comunque in questo caso mi sono trovato meglio in orizzontale. Io vi consiglio in realtà di lavorare in verticale, sebbene in quel caso... Ah, ecco, mi ricordo perché l'ho messa in orizzontale, perché avrei dovuto mettere delle morse in modo da poter fermare la tastiera e avevo paura si graffiasse o si spaccasse il legno in maniera eccessiva, quindi ho preferito mettermi in orizzontale, tenere, come vi sto facendo vedere, la tastiera, il manico della chitarra con la gamba e utilizzare la raspa. Marco, smettila di muovere la cazzo di telecamera, e utilizzare la raspa in maniera orizzontale. In questo modo ci metto di più, però non rischio che mi si spacchi le rotaie della rettificatrice, perché comunque quelle sono collate, quindi a una certa si potrebbero staccare. Non rischio di fare danni eccessivi e non rischio di mettere un'eccessiva rotazione o comunque stress sul manico della chitarra, perché poi quello io sì lo fermo in un punto, ma siccome non è piatto non riesco bene a tenerlo comodo, e tra l'altro dovendolo fermare in quella zona dove sto lavorando mi era assolutamente scomodo usare una raspa, quindi ho trovato questa la soluzione migliore. Comunque acceleriamo e andiamo poi più avanti quando lavoriamo su altri punti dello strumento. Quindi lavoriamo adesso su altri punti, ovvero la parte di tastiera che io vi avevo detto non lasciate tutto quel materiale perché poi lì è scomodo. Infatti come vedete io sto utilizzando un pialletto per togliere un pochino alla volta, e qui ci ho messo un botto di tempo raga, serio, veramente un sacco, per togliere le parti di troppo. Ora il problema è che come vedete la pialla, il pialletto non tocca bene perché abbiamo un punto che si alza in maniera netta.
In questi casi in realtà sarebbe meglio usare qualche tipo di seghetto, solo che non volevo rischiare di rovinare il legno di sotto con una sega, il seghetto giapponese, e ho preferito utilizzare un pialetto. Quindi adesso io accelero, voi vedete che cosa succede e poi diciamo, poi vediamo dopo che altro ci sta, perché dopo c'è una parte davvero che mi ha veramente fatto sudare cioè sudare una maniera pazzesca, lo potrete proprio vedere fisicamente sulla chitarra, ci saranno proprio, io gronderò di sudore facendo questa cosa, poi ne parliamo. A long time ago, way back in history, when all there was to drink was nothing but cups of tea. Along came a man by the name of Charlie Mops, and he invented a wonderful drink and he made it out of hops. He must have been an admiral, the Sultan Tory King, and to his praises we shall always sing. Look what he's done for us, he's filled us up with cheer. Lord bless Charlie Mops, the man invented beer, 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 tiddly beer, beer, beer. The cheeriest bar, the Clancy's pub, the hole in the wall as well. One thing you can be sure of is Charlie's beer to sell. So come along, me like lads, 11 o'clock you stop. 5 short seconds, remember Charlie Mops. 1, 2, 3, 4, 5. It must have been an admiral, Sultan Tory King, and to his praises we shall always sing. Look what he's done for us, he's filled us up with cheer. Lord bless Charlie Mops, the man that invented beer, 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 diddly beer, beer, beer. The bar of malt, but a barrel of malt, a bushel of hops, you stir it around with a stick. Kind of a lubrication to make your engine tick. 40 pins of oil, but they will keep away the quacks. It's only 8 pence a penny and 1/16 tax. It must have been an admiral, a Sultan Tory King, and to his praises we shall always sing. Look what it's done for us, it's filled us up with cheer. Lord bless Charlie Mops, the man who invented beer, 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 tiddly beer, beer, beer. The Lord bless Charlie Mops. E siamo arrivati alla parte in cui sudo. Ora devo fare il tacco. Comunque il tacco del manico, chiamiamolo. Siccome questa chitarra è fatta, o meno la parte neck flue è fatta da due legni. Abbiamo mogano, quello che vedete lì, e poi iroko di sotto per la parte strutturale del manico. Tra l'altro abbastanza leggero come legno, ma cazzo se è tosto, eh. Ragazzi, bel legno. Un po' difficile da lavorare, specialmente con gli abrasivi e specialmente, scusate, con le lame, ma bel legno. Comunque, qui ci è voluto un po', perché avrei dovuto farlo prima di incollare il corpo, solo che io sono una testa di cazzo, cioè non sono bravo a programmare tutto il lavoro. Io mi scrivo, ok, faccio questo, mi faccio una scaletta con... Scusate il rumore dei vicini se lo sentite. Mi faccio una scaletta con tutto quello che devo fare e poi faccio io tutto a cazzo. Non la rispetto. E quindi qui è stata una rottura di palle. Perché? Dovevo fare una forma, quella che vedete comunemente nei manici neck through, quindi la forma stondata del tacco. Il problema è che avevo di mezzo il corpo. E quindi è stato complicatissimo, perché all'inizio non era estremamente complicato, ho usato vari pialle, pialletti, eccetera, a seconda del punto, perché magari, scusate davvero il rumore se lo sentite ragazzi, mi spiace, qui sono terribili. E, dicevo, ho usato vari tipi di utensili, ho visto quale mi trovavo più comodo, raspero, però alla fine ho usato un misto, perché... Così potevo riposare a momenti alterni alcuni muscoli, perché comunque ragazzi dopo un po' ci si stanca a fare sta roba. Ora, il problema era che avevo il corpo di mezzo. Il corpo di mezzo che mi dava tanto tanto fastidio. Se non lo avessi avuto sarebbe stato estremamente comodo. Mi sarebbe bastato prendere la raspa e facile, basta fare la forma in verticale. E scusatemi, lavorando in orizzontale con la raspa in questo caso. Sarebbe stato comodissimo, solo che sono un testa di cazzo e avevo già incollato il corpo. E quindi non avrei potuto lavorare in quel modo. Come vedete devo lavorare sugli angoli e poi girare.
sono stato un testa di cazzo e alla fine comunque mi è venuto lo stesso, ci ho messo un pochino di più ma ce l'ho fatta. Però voi non fate il mio stesso errore e questo tipo di lavorazioni, tastiera, forma del manico, pure quello mi è stato un po' problematica, tacco del manico eccetera, fateli prima di incollare il resto del corpo su una chitarra neck through. E il bello è che questa non è neanche la prima chitarra neck through che faccio, l'altra era stata la CDC e ho usato quell'altro metodo. Boh, forse sarà che era un po' che non ci lavoravo su una roba del genere, sarà che era estate, faceva caldo, sì, qua ho detto, ho pensato, ok, ora basta, taglio tutto, non è vero. Comunque dicevo, sarà che ero un po' stanco, sarà il caldo, eccetera, ma avevo pensato di optare per questa cosa, insomma. Non è stata un'idea geniale quella di incollare i pezzi di lato del corpo prima di finire queste forme. Comunque mi raccomando, prima fate le forme di manico e tacco del manico e poi incollate il corpo. Comunque ragazzi, adesso acceleriamo e vediamo dopo che cosa succede. Ciorma, questo silenzio cos'è? Sveglia, tutti al rapporto da me. Spugna, bendaglio la forca. Possibile che nessuno si muove. Ma sanno il comandante di questa lurida nave, di questa lurida nave. Sono, non sono il capitano un giro. E allora quando vi chiamo, lasciate tutto e correte e fate presto perché chi arriva a darvi lo sbrano. Avanti chi mi dà notizie di Peter Pan. Lo voglio vivo però quando la chiappo non so che cosa gli farò. Si prende gioco di me e fa il gradasso perché quei branchi di nocciosi stanno ad ascoltare. Trampolino, io ti non vado a fermare, lo sbatto giù nel mare. Ah!
scuola, far la faccia dura per fare più paura. Ma cosa c'è di male? Ma cosa c'è di strano? Facciamo un gran casino, ma in fondo lavoriamo. Madonna regà, sto video verrà lunghissimo. Comunque, come vedete, ho bene o male finito di fare il tacco del manico e ho incominciato a lavorare sul corpo, sulla forma del manico. Questo perché mi serve sapere in che punto o comunque con che forma devo arrivare. Potreste vedere una cosa un po' strana lì sulla paletta, che c'è un punto più scavato un po' con più profondità e altro un altro un po' di meno. Beh, lì è stato un errore puro e semplice, ma si corregge, non è un problema. Semplicemente ho fatto una paletta che invece di la parte dietro della paletta, che invece di diminuire di diminuire di spessore, comunque avere una forma più netta, una forma più morbida, una curvatura più morbida. A livello strutturale non ho trovato problemi. Ricordatevi che Gibson, se riesce a fare chitarre con le palette angolate senza volute, quindi senza rinforzo, ovviamente poi si spaccano le loro palette, ma siccome questa è una chitarra, per me va bene. Un piccolo errore, questo per me è tutto esperienza. Io questo lo faccio sia per divertimento, per sfizio personale, ma anche per esperienza. Ora vi ho fatto vedere una cosa, che è possibile, come vi dicevo, lavorare, sto a fare con le lame, ma non del tutto. Come vedete, ogni tanto, e si vede probabilmente anche così, si fanno delle scheggiature, dei tear out, si dice in inglese. Il problema è questo: il problema è che, come vi ho detto, l'iroko ha una grana molto irregolare, è ondulata. Se voi lo vedete, un pezzo di iroko tagliato di lato, vedete la sezione longitudinale dell'iroko. Sui lati si vedono proprio le onde della grana, e quello fa sì che lavorare con le lame diventi estremamente complicato, perché avete un punto in cui la grana va in una direzione e un punto in cui deve cambiare direzione. Quindi nel punto, diciamo, più alto dell'onda, chiamiamola, dell'ondulazione, voi avrete due direzioni diverse della grana, quindi un punto va verso dove state tagliando e un punto andrà sempre dal lato opposto. Poi avrete dei punti in cui la grana è più regolare, quei punti, diciamo, senza ondulazione, cioè fra le due onde. Poi vi metto una foto, se riesco a trovarla, così metto una foto in sovrimpressione, se riesco a trovarla, così vedete di cosa sto parlando. Avete dei punti in cui non c'è l'ondulazione, quindi lì tagliate bene. I punti in cui c'è l'ondulazione tagliate a cazzo, perché c'è comunque la grana che cambia direzione. Quindi io ho lavorato un po' con le lame e poi un po' con gli abrasivi. Ovviamente questo perché non solo serviva a me per riposare alcuni muscoli e vedere un pochino a che punto stavo, eccetera, ma anche per vedere come il legno reagiva a determinati trattamenti. Questo perché era la prima volta che usavo l'iroko per qualsiasi tipo di lavoro e devo dire che mi è piaciuto parecchio.
se devo essere sincero. È scomodo lavorare con le lame, perché alla fine l'ultima lavorazione deve essere fatta con gli abrasivi, quindi la mia levigatrice rotorbitale è stata utilissima in questa situazione, ma devo dire la verità, è molto piacevole da lavorare, si presta bene, non è estremamente duro da, come tipo di lavorazione, non rovina di molto gli utensili, perlomeno non mi ha smussato le lame delle pialle, quindi sono abbastanza soddisfatto. E ha un buon odore quando si taglia eccetera, però è estremamente resistente, è davvero un bel legno da lavorare, davvero un bel legno. E se mi capiterà di nuovo un bel pezzo del genere, perché ovviamente questo era l'unico che avevo, lo utilizzerò per altre chitarre, davvero un bel legno. Comunque adesso acceleriamo e poi vediamo un pochino alla fine, tiriamo un pochino le somme. Ah, vedete, sto incominciando a rimuovere il netto lì della... i punti netti in cui cambia lo spessore del manico, paletta eccetera, perché beh, errore, lo correggiamo. Quindi ragazzi, vediamo un pochino dopo che cosa succede. Ragazzi, siamo arrivati finalmente alla fine del video, davvero sta affare è venuto lunghissimo, però purtroppo c'era tanto da fare, tanto da spiegare. Ora, non ho chiaramente finito di fare la forma del manico, potete vedere che alcuni punti sono completi, altri no.
Il resto l'ho fatto off camera perché ci vuole davvero un sacco di tempo e non avevo letteralmente abbastanza memoria sul telefono e sulla telecamera per farvelo vedere tutto. Quindi questo è quello che vi ho fatto vedere. Io poi comunque ci ho lavorato più e più volte perché io controllo, vedo se poi il legno si muove, se non si muove, controllo un pochino la forma del manico, poi la cambio. Come potete vedere qui ho fatto per lo più una delle due parti e la seconda l'ho fatta, non l'ho ancora quasi toccata e ci sto cominciando a lavorare adesso, perché io preferisco sempre fare una parte e poi fare il resto. Ora, io potreste vedere che non ho utilizzato linee eccetera, disegni per decidere la forma del manico. Questo perché la chitarra è mia e quindi io me ne frego al cazzo se fa come è fatto il carving, e anche perché riesco a essere abbastanza preciso, ho un occhio abbastanza allenato, perché sono davvero anni, ma saranno meno 16 anni che lavoro con le raspberry in questo modo, quindi so cosa faccio. Comunque ragazzi, io vi ringrazio per aver guardato e iscrivetevi al canale se vi interessa vedere il resto. Io vi lascio anche gli altri video della serie e ragazzi, ci vediamo la prossima volta. Bella, ragazzi.